Stiamo cercando anche sul piano dell'edilizia, qui c'è un forte abusivismo edilizio. Noi dovremmo, se io oggi avessi i soldi, demolirei 1.000 costruzioni abusive. Ci sono in lista da te 1.000 costruzioni da demolire, ma stiamo iniziando da Campi Florè. I soldi li sta mettendo la regione, li sta anticipando con i comuni, abbiamo costruzioni anche di 500 metri quadri totalmente abusivi nella zona rossa dove c'è il terremoto, e questi bisogna batterli subito, perché io non voglio poi i funerali di Stato se muore uno di 2 anni o uno di 90 anni. Dobbiamo intervenire ora. Abbiamo Ischia, che penso che sia una delle. Ora non piove più. Ma se dovesse piovere 2 ore di seguito, come è successo allora a Casa Micciola, noi avremmo un'altra Casa Micciola. Quindi non esistono i reati di serie A, di serie B, eccetera. Esistono i reati, esiste dove bisogna intervenire. Quindi noi, certo, non è che la priorità non è il balcone abusivo o il muratore che copre il terrazzo e fa 2 stanze per i figli. La priorità è iniziare dalle zone sismiche, la priorità sono l'occupazione di suolo demaniale. Poi arriviamo al resto, ma iniziamo da questo. Mi incontro ogni giorno con la polizia giudiziaria, io faccio 8-10 riunioni al giorno, dalle 8 di mattina fino alle 8-9 di sera sono in ufficio, e mentre mangio il colonnello, il generale mi parla delle indagini, di quello che dobbiamo fare, è un continuo. Quindi io sono un filo ottimista per il futuro, io penso che la qualità della vita migliorerà nel distretto di Napoli.